Qual è la condizione che spinge a desiderare il cambiamento? Perché non bastano le condizioni, come dire, oggettive storiche, siamo in presenza di orrori dello stato presente delle cose, eppure questo non spinge a sovvertire quest'ordine. Allora mi chiedevo, che cos'è che è stata la molla di quello che è stato allora il 68? Cui noi eravamo adolescenti, mi sono dato questa risposta. L'amicizia come condizione essenziale per solidarizzare, per creare un movimento collettivo. Non so se sei d'accordo su questa lettura. Ma se io non avessi trovato i due o tre amici a cui dire così le cose come stanno non funzionano, bisogna fare qualcosa. Sarebbe rimasta, come dire, una mia presa di coscienza del tutto individuale. È l'amicizia che ha permesso di solidarizzare e di poi di agire in chiave collettiva. Mentre oggi spesso si parla di cambiamento, di rivoluzione interiore, ma sempre su una chiave individuale in cui sparisce la dimensione collettiva. No, io sono d'accordo con te. La mia Una chiave di lettura del libro è in un proprio racconto. l'amicizia, la fratellanza, è una lettura anche emotiva. Dall'emozione, dalla fratellanza, dall'empatizzare comunque con qualcuno che tu senti alla pari. E qui ci sono dei giovani anche perché in quel momento riesci anche ad andare di là poi delle classi sociali, e quindi la fratellanza e l'amicizia che tu riesci a stabilire in un momento in cui sei alla pari, non c'è una verticalità del potere, non c'è un genitore o un riferimento adulto che comunque ti schiaccia, in quel momento lì puoi trovare un punto di contatto che ti può dare comunque una spinta forte. Però poi io dico sempre, è una virtù che va mantenuta viva tutta la vita, non è solo un'età, che va mantenuta nelle azioni quotidiane e politiche che poi possono far muovere a livello sociale poi un gruppo e un cambiamento. Cos'è che ha fermato e che cos'è che invece riporterà? Non lo so, ci dobbiamo interrogare e invece io sono molto fiduciosa comunque rispetto ai giovani. Secondo me riusciranno a fare anche un passaggio intelligente dal possesso invece alla condivisione, all'utilizzo, perché poi alla fine solo quella può essere una direzione per condividere le risorse, se no si finisce. Però io li vedo molto più disponibili, però bisogna aspettare magari un po' e ricordare che ci sono invece figure di riferimento, che ci sono i padri, madri e i punti di riferimento che hanno iniziato a dare una direzione. E quindi da lì volevo ripartire, in un paese comunque particolare come il nostro, perché io anche su quello mi interrogo, perché è difficile qui riorganizzare un'azione collettiva, anche una manifestazione. Però io dico che secondo me è una nuova fase di resistenza ed è una nuova fase costituente. E quindi bisogna un attimo abbassare i toni, però ricominciare nella fase costituente. Si è creato un tavolo in cui si doveva proprio riparlare, ripartire dalle parole e dalle storie fondamentali, perché sennò la narrazione che ci è proposta attualmente è invece una narrazione violenta e revisionista. Bisogna dirlo ed è importante ricominciare dalla cultura. È molto evidente quello che sta accadendo, è molto drammatico, però abbiamo degli strumenti democratici che ancora ci sono e attraverso quelli, secondo me, possiamo esercitarla questo tipo di resistenza, però è importante farlo attraverso, secondo me, la cultura e una cultura storica viva e attiva e appunto non revisionista, senza aver paura di parlare di certi argomenti. Allora io ho detto, se capiamo che dietro ci sono veramente delle persone, ci sono delle famiglie, ci sono dei padri, delle madri, dei fratelli, delle sorelle, magari Si crea empatia col si personaggio. crea empatia.
No, io penso che sia molto importante che tu racconti delle storie, che partano da cose vere, storicamente esistite, e che poi lasciano un po' di spazio all'immaginazione. Credo che sia una tecnica letteraria che può essere efficace. E noi credo che di questo abbiamo anche bisogno. No, invece volevo dire due cose sul tema della rivoluzione. Diciamo quello che è successo un po' nella cultura occidentale, dagli anni 90 fino a questo movimento, diciamo, regniano, piuttosto che l'edonismo e un individualismo esaltato come unico valore, che ha portato un po' alla rottura di tutta del senso della comunità, del fare delle cose insieme, dei movimenti collettivi, e inevitabilmente ha anche portato al deteriorarsi dei corpi intermedi, della rappresentanza politica, cioè nei luoghi di lavoro un po' ovunque, grandi solitudini, questo è un po' il tema. Per cui dalle grandi solitudini è difficile far emergere movimenti collettivi rivoluzionari, perché i movimenti rivoluzionari ci sono laddove c'è amicizia, dove c'è cuore, dove quello che è tuo è anche mio, dove quello che riguarda te mi riguarda in prima persona. Quindi se non c'è quella roba lì, io penso a me e tu pensi a te, e dove sta la rivoluzione? Stiamo parlando sempre un focus sul nostro mondo, perché poi nel resto del mondo succedono cose diversissime. Parliamo un po' del mondo che conosciamo, perché l'America Latina, l'Africa, l'Asia sono altri mondi con dinamiche totalmente differenti, molto differenti. Però nel nostro mondo qualcosa cova sotto la cenere, non una di meno. Cioè, ci sono stati Friday for Future, cioè ci sono grandi movimenti che improvvisamente nascono e sorgono, e che anche a me fanno pensare che comunque in fondo quella memoria del fatto che noi non siamo realmente soli, ma c'è un legame che è pronto a, diciamo, ritornare, quando c'è qualche cosa per la quale ci sentiamo davvero uniti, qualcosa che ci tocca profondamente, ci fa sentire un unicum. E anche nella nostra società un po' così, insomma, un po' egoista, un po' individualista, io vedo dei germi di speranza laddove succedono cose di questo genere, e penso che, come dici tu, forse c'è bisogno di aspettare. E comunque le nuove generazioni, e chiudo, hanno assolutamente un'idea diversa del possesso, della proprietà, cioè hanno comunque l'idea che si può vivere bene mettendo insieme piuttosto che separando. Però è un processo un po' in corso. Io invece ho una domanda da turista, quali sono ovviamente. Che valori ci sono sotto il tuo libro? Perché la cosa secondo me grossa, che poi porta alla condivisione e anche all'amicizia, è proprio avere dei valori comuni, perché diversamente la cultura rimane confinata a una cosa sempre di nicchia. Non è una cosa che riesci a condividere con le nuove generazioni, dove tu devi parlare a un cinese, a un marocchino. Non ci sono più i terroni di una volta, c'è il mondo adesso, quindi riesci a indirizzarlo un po' a tutti, perché quello che io vedo lavorando in tribunale è che la legge non basta più, il precetto è vuoto, perché se non c'è il senso dietro, è il senso di dire effettivamente questa cosa qua. Ok, la posso rispettare perché la sento mia, perché la devo rispettare? Perché c'è scritto da qualche parte. E quindi, appunto, che valori trasmetti col tuo libro? Sono d'accordo con quello che stai dicendo, e in altri racconti emerge proprio il passaggio generazionale. In alcuni racconti ci sono degli anziani. Nel secondo racconto, che ho ambientato al Cairo, al cimitero del Cairo, dove c'è una città, e lì ho inventato una storia dove un ragazzo poi partecipa alle varie primavere, alla rivoluzione araba, ma riceve l'eredità da un vecchio che incontra lì, come se fosse suo nonno. Nell'ultimo racconto che chiude la raccolta, abbiamo proprio invece un nonno che a New York gioca a basket con il nipote e intanto racconta di una sua antenata e di una mappa
che è la mappa dell'Underground Railroad, e questo nipote all'inizio non capisce, dice: no, ma cosa dice mio nonno? Mi ha sempre parlato di questa mappa, questo è matto, infatti viene considerato un matto, e invece gli regala questa mappa. Io mi invento che gli regali proprio la mappa esiste, depositata in un archivio storico, ed è la mappa delle reti sotterranee che percorsero gli schiavi per andare verso gli Stati Liberi e il Canada. Però questa mappa arriva nel racconto tramite il racconto di un nonno, e quindi era per ridare valore proprio alle relazioni, come dici tu, anche alle relazioni familiari e anche al passaggio generazionale di un tesoro che appunto non è un tesoro materiale, ma è un patrimonio culturale di condivisione di una tradizione. Questo libretto, io lo definisco libretto perché è piccolo, ma veramente è densissimo, cioè dà veramente tantissimi spunti. Per esempio, c'è tanta comunità, c'è tanto passaggio generazionale, incontro tra gli anziani e i giovani, che io credo che sia qualcosa veramente di fondamentale, di importante, che oggi manca. C'è appunto tanta comunità, che è un po' quella cosa che forse oggi manca un po' e che nel 68 ha fatto sì che ci fosse quel moto rivoluzionario, che ha avuto tantissime al poi... Al di fuori delle organizzazioni... Al di fuori delle organizzazioni... La rivoluzione, cioè, visto che crea la rivoluzione, non basta, è l'amicizia che è nata. Dico, è la condizione essenziale, non ho detto che quella è la rivoluzione. Cioè, è una riflessione che ho fatto contestualmente alla lettura del libro. Però il sentimento comune di un malessere che poi si unisce, no? Che poi trova sbocco in qualche sì, modo. Sì, un bisogno di cambiamento condiviso. Ah, cioè. Pare. E sul malessere cioè si certo, sente, certo. Però non... No, però non è più condiviso. È vissuto in maniera individuale. Le soluzioni proposte sono quelle individualiste, no? Dallo sciamano alla fitness, forme individualistiche di rivoluzione interiore, ma in cui tutta la dimensione collettiva è assente.